Don Luigi Ciotti, ti conoscono tutti, ma nessuno sa che di primo nome fai Pio. Eh sì. E perché non te l'hai scelto, non te lo sei scelto, non ti piaceva? Il nome del nonno, il nonno faceva il bugnaio, e aveva detto il primo nipotino che nasce, voglio che si chiami col mio nome, si chiamava Pio Luigi. Ma non lo dico spesso perché da piccolo quando andavo a scuola i miei compagni mi prendevano in giro più, 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 più. No, e allora preferisco Luigi. Dimmi qualcosa della tua famiglia, dei tuoi genitori. Beh, noi siamo papà, una mamma, nati a Pieve di Cadore, provincia di Belluno, nel cuore delle Dolomiti. Il posto più bello? Molto bello. Oggi le Dolomiti sono state decretate patrimonio dell'umanità. Io scherzando continuo a dire io sono nato lì, faccio parte del patrimonio sì. dell'umanità. È la patria di Tiziano Vecelli, un grande, grande pittore. Da piccoli noi siamo dovuti migrare per una questione molto semplice: il lavoro. Mio padre ha trovato lavoro prima ad Alba, a Cherasco, e poi la sua impresa, la Crocetta, la costruzione del Politecnico di Torino. Mio padre aveva il lavoro, ma non aveva trovato la casa. E ne abbiamo vissuto dentro il cantiere in una baracca. Dignitosa, ma una baracca, ma per il fatto stesso che eri dentro un cantiere, in una baracca eri già da molto giudicato ed etichettato. Eh, già da piccolo eh, tocchi, senti dentro di te il giudizio, le semplificazioni, le etichette della gente. Tu, infatti, apparentemente eri un bambino cattivo a scuola. Beh, sì, io ho fatto sempre un po' un somaro, devo dire, ho fatto sempre un po' fatica al radicamento dalle dolomiti, l'impatto nella grande città, la difficoltà a scuola. È cattivo nel senso che c'è stata una vicenda che mi ha un po' segnato perché mia mamma non ci aveva fatto comprare il grembiule e il fiocco a me e alle mie sorelle che andavano nella stessa scuola, loro più grandi. E quindi sono andato a scuola per un mese senza il grembiule e senza il fiocco. E ti senti diverso perché in tutta la scuola tutti avevano il gambiule e avevano il fiocco. E poi un giorno è successo un episodio con la mia maestra, che poveretta era una bravissima maestra, solo che se l'era presa con me che non c'entravo nulla per sgridare i miei compagni che stavano disturbando. E a un certo momento io dovevo avevo fatto un segno per dire ma perché te la prendi con me? Che ero più visibile, più vulnerabile. Ero l'unico della scuola senza campione e senza fiocco. Mi aveva messo nel primo banco, nella classe. E lei grida verso di me per fare tacere gli altri. Io avevo fatto un gesto per dire ma che cosa vuoi? Non c'entro niente. Ero già anche un po' imbalsamato, in difficoltà, timidissimo. E quel gesto chissà come l'ha interpretato e mi ha detto ma cosa vuoi tu Montanaro? E io non ci ho più visto più perché sei piccolo, la, la tua storia, le tue radici, e la dignità della tua famiglia, e ho compiuto un gesto bruttissimo, molto brutto. Ho preso il calamaglio, ho tirato, disgrazia vuole che l'ho colpita in pieno, espulso dopo venti giorni di scuola, da, mh, espulso, mandato a casa. Non dimenticherò mai però la grandezza di mia madre, ecco mia madre, mi diede una punizione severissima io ringrazio mia madre per tutto questo. Anche se anni dopo mia madre dice, sai, avevo capito che avevi difeso un po' la nostra dignità. A quella frase, ma cosa vuoi tu, Montanaro? Tu hai difeso la nostra dignità della famiglia. Perché noi eravamo poveri, ma dignitosi. Mia mamma andava anche a prendere gli abiti da San Vincenzo in parrocchia, ma li lavava e li stirava benissimo, perché uno può essere povero e dignitoso. E la storia... Che ha segnato un po' la mia famiglia con molta dignità, ma è la storia anche di oggi, di tante altre famiglie. Io ringrazio, ringrazio, ho fatto un grave, gravissimo errore. Mia madre un giorno mi disse io avevo capito tutto. Ma ricordati, Luigi, che la violenza, anche se è una violenza solo verbale, no, sono delle parole. Anche quando sembra giusta. Non, non si deve rispondere. Ecco. Oggi c'è il rischio che molte volte ce la si prenda con i professori, con gli insegnanti, se fanno un richiamo alle persone. Mia madre, quella punizione dura, credo, ha, mi ha molto aiutato. Ringrazio l'umiltà, la profondità di mia madre. Mia madre in quegli anni era cresciuta nell'azione cattolica e quindi apparteneva a un movimento no? cristiano, cattolico, che nasceva, che si allargava. E l'abbiamo respirato in casa, l'abbiamo respirato. Non era di molte parole, ma mia madre ha testimoniato tutto questo. Mio padre ha viaggiato moltissimo per il lavoro, e quindi al di là di quei momenti a Torino, poi ha dovuto viaggiare per il mondo per il lavoro, e quindi è stato meno presente, anche se poi Dio ce l'ha lasciato fino a 99 anni. È stato uno scherzo meraviglioso che Dio ci ha fatto. Perché quando mio padre andrà, diciamo in pensione, io avevo già il gruppo, gli studi, il seminario e quindi non avevamo mai vissuto veramente tanto insieme. Eppure il Padre Eterno poi, mamma se n'è andata in fretta e lui è rimasto all'interno del Gruppo Abele, Bene, il gruppo di cui io faccio parte. Fino a 99 anni, quasi 100 anni. È un regalo immenso che il Signore ha fatto. Senti, è curioso che tu, figlio di questa famiglia, figlio di operai, sia finito a frequentare il quartiere bene della Torino della Fiat, che è la Crocetta, e proprio in quella parrocchia hai iniziato a frequentare la Chiesa come, come giovane impegnato, no? Sì, no, io andavo da bambino, andavo da bambino e mi ricordo questi due viceparroci che ho mai dimenticato, don Trossarello e don Carabellino. Andare in parrocchia, devo dire, alla domenica erano un pochettino quelli che non avevano altri riferimenti. Io mi ricordo di aver fatto la prima comunione, la Cresima, ricordo che mia mamma non ci aveva fatta a comprare la fascia della Cresima. Il mio padrino è stato mh, il gruista dell'impresa. Ho dei bei ricordi di quei due viceparroci e de, di quei momenti. Lì sono cresciuto. Lì ho cominciato nel catechismo a scendere un pochettino più in profondità, ma lì ho visto anche le contraddizioni tra, non di giudizio, vi prego, tra chi aveva tanto possibilità, opportunità, benessere e chi invece faceva più fatica. Li trovi, ho trovato nel mio piccolo, cosa vuol dire disuguaglianze, cosa vuol dire non potere avere l'accesso a una serie di strumenti, ma lì credo che devo ringraziare molto, molto Dio di avermi offerto quella opportunità del cammino della vita. Andando in parrocchia da piccolo mi aveva colpito che c'era un busto, una lapide all'interno della parrocchia della Crocetta e parlava di uno che oggi è beato per Giorgio Frassati. Eh, e quindi questa figura mi aveva un po' affascinato. Non, non conoscevo la sua storia perché ero molto piccolo. La conoscerò, Essere un la conoscerò, la conoscerò, e impegnarsi nella realtà. La conoscerò poi, lo conoscerò poi più tardi. Ma poi comincia la storia del gruppo Bele perché io ho 17 anni mi cambia ulteriormente la mia vita. In parrocchia discutevamo dei poveri, degli ultimi. Raccontami di quell'incontro da cui è nato il Gruppo Abele. Sì, eh, il Gruppo Abele, è... innanzitutto si chiama Gruppo e quindi per me è molto importante sottolineare che è un noi, io sono una piccola cosa, ma molto piccola. Tutte le cose che sono riuscito a realizzare, grazie che lo condivise con altri, nella consapevolezza che tu sei capace a fare delle cose, non sei capace a farne altri, ma se ci mettiamo insieme si riescono a fare delle cose veramente che sono più efficaci, più incisive, perché noi che vince, allora si chiamerà gruppo, ma il gruppo nasce proprio sulla strada. E la strada e chi abita la strada sono stati in questo senso un pochettino i miei maestri, i miei grandi punti di riferimento. Mi hanno anche loro cambiato ulteriormente la vita. Però che discutevamo molto dei poveri e degli ultimi, un'altra cosa è poi incontrarli, ma non solo incontrarli perché ci accorgiamo degli altri che esistono attorno a noi, ci accorgiamo dei poveri, ci accorgiamo dei migranti ma una cosa è accorgerci che esistono attorno a noi, un'altra cosa è sentirli dentro di noi. Io da scuola mi aveva colpito questo signore, andavo per prendere un diploma in telefonia, telegrafia, geotecnica, io avevo 17 anni. Tu ma che aveva... sei così laureato adesso, è plurilaureato. Sì, ma io sono una piccola cosa. E mi ricordo che... Questo signore su una panchina con tre cappotti addosso leggeva dei libri e poi con quelle matite blu da una parte e rosse dall'altra le sottolineava. Un po' la curiosità, un po' quello che avevo respirato nell'azione cattolica, negli incontri, un po' la parola di Dio perché poi tu facevi l'animatore, quindi entravi sempre di più, sempre di più, sempre di più. E... Però io a 16 anni ero molto imbranato, lo sono ancora oggi, però la timidezza, no? Ma lui era sempre solo su quella panchina, allora io un giorno ho vinto un po' le mie resistenze, la mia timidezza, sono piombato giù dal tram e ho detto scusi vuole che vada a prendere un caffè? Perché ho detto questo mi risponde, perché voi mi insegnate che l'unità di misura dei rapporti umani è la relazione, no? Quindi mi risponde... E questo non mi risponde. Allora io dico: Ma non le pizzare al caffè? Scusi, voglio che vada a prendere un tè? E questo non ti risponde. Tu hai ancora più difficoltà. Allora ho detto: Ma sarà sordo. Ma quando le macchine all'incrocio frenavano di colpo, ho visto a un certo punto che alzava la sua testa e guardava lì. Io ho visto per la prima volta gli occhi della disperazione, la sofferenza. Quegli occhi l'ho mai dimenticato nella mia vita. Gli occhi erano i barboni di una volta, li chiamavano così perché non si curavano la barba. Ma era un uomo curioso. Testardo lui, testardo io, siamo andati avanti, credo, 12 giorni, che sono sempre sceso e curioso che vada a prendere qualche cosa. Poi le prime parole e nasce un filo di comunicazione tra un ragazzino con tutte le sue fragilità e un uomo adulto disperato. Io devo lui molto, perché un giorno eh, ha questa sana testardagine, la sua, ma anche un po' la mia di Cadorino, nel senso che senti a volte nella vita che c'è qualcosa di misterioso, non riesci a capire che cosa, ma senti che non puoi mollare, che non puoi girare l'ostacolo, se l'obiettivo è un obiettivo positivo. E allora io un giorno questo mi risponde e nasce un filo di comunicazione. Sarà lui un giorno a dirmi vedi il bar di fronte, vedi quei ragazzi che entrano e che escono, sai cosa fanno? Non si parlava di droga allora, non c'era la parola droga nel nostro paese, ma lui era un medico, un medico di un paesone del nord Italia, amato dalla gente, bravo, generoso. Però la tempesta può arrivare improvvisamente nella vita di ciascuno di noi, che ci tra, travolge la vita, che diventa veramente una situazione difficile, pesante. E nella vita di questo medico bravo e generoso, amato dalla gente, la tempesta l'ha portato poi con degli squilibri su una panchina di Torino. E lui dice, vedi questi ragazzi, sai cosa fanno? Prendono dei farmaci. Ci procurano dei farmaci, si fanno dare dell'alcol, superalcol, ci fanno una bomba, si drogano. Finisce il discorso. Qualche giorno dopo mi dice, io sono stanco, sono vecchio, sono malato. Poi aveva dei sensi di colpa. Vedi, dovresti tu fare qualche cosa per questi ragazzi. Era il suo testamento. Non l'avrei mai pensato, mi avvicinavo ai 18 anni, terminava l'anno scolastico e una mattina la panchina era vuota, non c'era più. E ho sentito che quell'incontro non poteva essere uno dei tanti incontri della vita. Come auguro a tutti, perché tanti gli amici che ascoltano in questi momenti, ognuno di noi che prima di dopo ha degli incontri belli e alcuni magari faticosi, che ci cambiano la vita. Eh, con persone o con fatti, perché non c'era neanche la mafia oltre che la droga apparentemente in quegli anni. Poi nel 1992 muoiono due uomini giusti, retti saltano in aria e si chiamavano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e nasce libera. Nel 92 c'era un corso di formazione alla Polizia di Stato, c'era Giovanni Falcone, gli aspetti legislativi, a me quelli educativi, l'accoglienza, alle famiglie, ai ragazzi. Ecco lì c'è stato questo incontro. E due mesi dopo il giorno era un sabato, era un sabato che il 23 maggio del 1992 sono segni nella vita. Io ringrazierò sempre Dio di questi segni, perché quel sabato 23 maggio ero in Sicilia a tenere un corso di formazione agli insegnanti nel mondo della scuola sul tema delle dipendenze. I segni sono importanti nella vita, perché il 18 luglio, 57 giorni dopo, il 19 mattino io ero a Palermo. È lì che uno si ferma, si interroga, si guarda dentro. Lì senti la tua fragilità e che sei piccolo, piccolo. Ma senti anche prepotente dentro di te di dire che bisogna fare qualcosa di più, che vuol dire stima, affetto, riconoscenza a quanti già fortemente impegnati, a quanti hanno sacrificato la loro vita. Ma per me era importante anche la consapevolezza di dire questo è un problema che non può essere rinchiuso in una regione. E non avevo dimenticato di avere letto proprio un passaggio di Don Luigi Sturzo quando nel 1900 disse la mafia è i piedi in Sicilia ma la testa forse a Roma e poi aveva aggiunto una drammatica profezia risalirà sempre più forte, più crudele verso il nord fino per andare oltre le Alpi. Io non avevo mai dimenticato quella frase che avevo studiato, che avevo fatto un pochettino mia e allora ho detto no, uniamo le forze. L'idea però di mettere insieme un po' questo mondo l'aveva avuto un signore che viveva a Torino, che era diventato poi eh, presidente della Commissione Antimafia, Luciano Violante. Dice perché lo mettiamo insieme? Ma il gruppo Abele aveva subito voluto una rivista e la stampa di Torino ce l'ha pubblicata praticamente gratis per un lungo periodo. Aveva dato una mano a, 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 per la grafica, per la distribuzione, nasce Narcomafie, proprio per dare una continuità di contenuti. Quattro mesi dopo le stragi esce Narcomafie. Luciano Violante dice: Perché non mettiamo insieme?. Eh, molti con Narcomafie dicono: Uniamo le forze. Facciamo rete. Ed è nata questa rete che si chiama Libera. E poi è toccata a me in quell'assemblea iniziale, mm. costruita negli anni a prendere per mano questa associazione di associazioni. A cui dobbiamo non soltanto l'educazione di tanti ragazzi, ma anche una legge importante come quella del riutilizzo dei beni che sono confiscati alle mafie. Tu dalla mafia sei stato minacciato più volte. Che cos'è la paura, Don Luigi? Io ho avuto dei momenti non solo di minaccia, ma... Sono grato ai ragazzi della Polizia di Stato perché un giorno in un luogo dove stavo terminando un incontro, dove c'era già uno schieramento di polizia e dei carabinieri, sono loro che hanno individuato l'uomo armato che mi è arrivato davanti, che aveva riuscito a passare degli sbarramenti. E quando a nord Italia è stato un segnale d'allarme per sventare un attentato. E certo perché, e poi, quando a sua insaputa è stato intercettato Tottorina in carcere, che dice che bisogna fargli fare la fine di Don Pulisi. Don Pulisi era un santo, io sono un poveretto, ma quello che disturba i mafiosi è che ha disturbato in quel caso anche il capo Tottorina, della mafia di Cosa Nostra, e vedere che si è costruita dal basso anche una legge per sottrarre i patrimoni e così via. Poi silenzio, tanto silenzio, due mesi e mezzo dopo viene di nuovo intercettato, questa è una parte che pochi conoscono, nel quale è sostanzialmente d'ordine uccidere. Ecco, allora uno si trova a porsi delle domande, eh, ma l'unica cosa che poi ho poi detto nella consapevolezza dei miei limiti, che sono tanti, ho detto sì, oggi si può uccidere una persona, ma non si uccide più un movimento, perché Libera è un movimento veramente di migliaia e migliaia di persone. Vinceva Falcone e le idee restano. Certo, ma la consapevolezza è che è il noi che vince, non è opera di navigatori solitari. Io dico sempre di fidate di navigatori solitari. E sei diventato contro voglia un simbolo. Ti chiamano prete antidroga, prete antimafia, mm. prete anti... Io credo che tu sia semplicemente un prete, ti piace di più essere definito così. Ehm, non ti sei mai candidato in politica perché hai detto io faccio il ministro di Dio. Ehm, spiegami perché? Sì, no, ma io per carità io credo nell'importanza della politica, per me la più bella definizione è quella del Papa, oggi Santo Paolo VI quando la definì la più alta e desigente forma di carità. Siamo a cent'anni dalla nascita del Partito Popolare? Sì, e io sono stato diverse volte anche a Concesio a fare degli incontri, a parlare. Per me Paolo VI è stato una delle più belle figure. Un fatto che mi ha profondamente colpito, il gruppo Abele è un gruppo che ha aperto una strada in Italia sulle forme di dipendenza, le accoglienze. Poi le ragazze sui marciapiedi, nel carcere minorile, la casa di educazione del buon pastore, una storia. E un giorno da me è arrivata una signora dicendo mi manda il Papa. E io ho detto questa, ho pensato che fosse una donna fuori di testa, invece era vero, era Paolo VI che la mandava, erano andati lei con la sua sorella in udienza privata dal Papa, e davanti al Papa lei, un po' per l'emozione, un po' perché aveva un, un problema immenso che gli pesava qui dentro, scoppia a piangere. E Paolo VI la incoraggia, lei ha spiegato che c'è una figlia che ha un drammatico problema con la droga. E mi commuove dire questo perché Paolo VI dice guardi, lei deve andare a Torino c'è un giovane sacerdote che si sta occupando di questo problema vada a, a nome mio e soprattutto c'è il suo vescovo che me ne parla molto bene il mio vescovo che è stato per me un padre era padre Michele Pellegrino e questa signora veramente la mandava il papa e qui ho avuto questo rapporto questo rapporto e poi con l'arrivo di Papa Bergoglio, di Papa Francesco, beh, è un po' cambiata un po' la vita perché un giorno sono stato da lui portandogli in regalo un pacco di caffè. A Torino in Via Pietro c'è un bar Ho detto "Ma dovevo andare da lui, gli porto un regalo, figlio di italiani". E quando arrivo glielo consegno e poi abbiamo fatto delle cose importanti. Gli ho chiesto anche se se la sentiva di incontrare un migliaio di familiari delle vittime innocenti della mafia, no, per, che rappresentano altre migliaia, evidentemente. Lui mi ha detto: io vengo. Però gli ho regalato sto pacco di caffè, torno a Torino dopo cinque giorni, passo al bar e mi dicono: il Papa mi ha scritto. Perché il Papa ha preso la targhetta, l'adesivo che chiudeva questo bel pacco di caffè e gli ha scritto il caro Luigi Ciotti mi ha portato in dono un pacco del vostro caffè io me lo sono fatto molto buono grazie al Papa Francesco tant'è vero che la volta dopo mi ha portato due pacchi di caffè a Torino se si va in quel bar il gestore sulla cassa ha messo la foto del Papa con la lettera no? un po' mi dispiace perché sembra ti vuoi fare Però... pubblicità no, 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 non a me è un modo di dire che anche senza tante parole dei segni sono importanti un Papa che manda dei segni che prende il telefono nell'assoluta normalità quotidianità che scrive un biglietto che diceva un povero Cristo credo che è una Chiesa che io sento vicino no? cosa eh. vuol dire essere fedele alla Chiesa? io ho due, due grandi riferimenti che mi hanno accompagnato tutta, tutta la vita il Vangelo la parola di Dio a volte scomoda, difficile, provocante. Questo è il mio grande riferimento. Da piccolo l'ho respirato nella mia famiglia, con tutti i miei libri, in quella parrocchia, l'ho toccato nell'azione cattolica e poi l'ho incontrato su una panchina, perché in quell'uomo c'erano i frammenti di Dio. Quell'uomo ha cambiato la mia vita. Ecco, eh, il mio primo riferimento al Vangelo, poi sono un cittadino italiano e quindi mi ritrovo molto nella nostra Costituzione. Mi ha fatto piacere che proprio Papa Francesco andando a Genova e parlando in una fabbrica, è lui che ha citato l'articolo 3 della nostra Costituzione in quel momento, una chiesa che deve e per me diventa importante saldare la terra, questo fame e sete di giustizia qua giù con il cielo. Senti Don Luigi tu. Eh... Potresti anche definirti o essere definito un uomo potente perché hai molta immagine. Non ti sei mai sentito usato dai media o dalla politica? Qualcuno ci prova, qualcuno ci prova, ma trova le porte chiuse. Trova le porte chiuse, a volte viene chiusato, strumentalizzato. Mi sono trovato un giorno su un settimanale un'intervista che ho mai rilasciato. Mai rilasciata. E quando abbiamo chiesto conto questa persona dice, la prego, non mi rovini, non mi rovini, perché siccome lei non era accessibile a certe interviste, così, io rispingo, rispingo tanto, 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 perché bisogna anche dosare queste cose, bisogna evitare di diventare travolti. E, dice, siccome non ce la facevo, io avevo promesso al direttore che l'avrei intervistata. Per dire che a volte viene anche usato, vieni, no io voglio continuare a fare… Fanno un capopopolo di battaglia e non due. No. E soprattutto io ho una concezione dei rapporti con, con la politica in particolare, che nessuno metta un cappello sulla mia testa, che nessuno lo metta al gruppo Abele, nessuno lo metta Libera, qualcuno ci ha provato. Io mi sono sempre reso disponibile in questi anni a collaborare con tutti sugli obiettivi giusti e al servizio del bene comune, ma essere anche un pungolo scomodo, propositivo, però fatto di rispetto, ma anche di chiarezza, di trasparenza, se non vengono fatte le cose che devono essere fatte al servizio della collettività. E allora diventi scomodo quando prendi poi delle posizioni, quando alzi la voce per chiedere conto. Perché io credo che quando viene calpestata la libertà, la dignità delle persone, quando i diritti a fianco delle responsabilità non vengono affermati, beh non si può stare a guardare, non si può tacere. Però Don Luigi, e qui provoco, eh, Dio si è fatto carne, si è fatto bambino in un punto preciso della storia con una voce sommessa, che si è rivolta sottile, sottile soltanto ai pastori, anzi nemmeno parlava perché i neonati non parlano. Che significato ha oggi quel bambino che noi diciamo nasce, ma è sempre nato, anzi è qui? Io lo dico da sempre, ma con tutti i miei limiti, continuo a dire che benvenga il Natale, che nessuno ci rubi il Natale, resti la festa dei bambini. Dono della stima e riconoscenza a tutte le mamme, ai papà. Nessuno ci rubi il Natale, quel Natale lì. E quindi anche il 25, il momento liturgico importante, fondamentale. Ma io devo dire, e l'ho sempre detto, che ogni giorno deve essere Natale, perché ogni giorno uomini, donne sulla faccia di questa terra hanno bisogno di nascere, di rinascere. E allora abbiamo bisogno di non dimenticarci che c'è bisogno di giustizia. E che quel è Dio che si è fatto uomo, che lo aspettavano in un modo chissà potente, trionfante, è entrato nella fragilità estrema di un bambino. Ecco, e quindi noi dobbiamo non dimenticarci di tutto questo. Ma come Io... possiamo credere che Dio nasce davanti a tutto il male del mondo? Eh, ma Dio. Non dobbiamo lasciarci catturare da questa semplificazione. Dio grida, Dio grida. E come, come fa Dio a gridare? Dio grida, Dio grida perché è il grido dei poveri, il grido degli ultimi, il grido dei migranti, che magari non è il grido così, ma parlano noi di fronte a quelle vite. Lì c'è il volto di Dio. E allora ci vuole imparare il coraggio ad avere più coraggio tutti quel coraggio che ha avuto quella donna fragile fragile che è diventata la mamma di Gesù mi commuove sempre questa figura di Maria ma mi commuove sinceramente anche quell'uomo di nome Giuseppe che accetta tutto questo mistero e che anche lui vive questa fragilità che non trovano, non trovano anche loro dei punti di riferimento forti, devono fuggire, devono scappare. Eh, domani celebrerò il 24, la vigilia, celebrerò Rivalta nelle Serre, nelle serre dove abbiamo un'accoglienza, dove accogliamo amici che vanno da paesi lontani, dove vivono tante famiglie, ogni famiglia che vive lì accoglie. E poi a mezzanotte, dove stiamo aprendo la comunità papà-bambino, ci sono tante comunità mamma e bambino, ma bisogna anche non dimenticarci, e ce lo chiedono anche i tribunali, di tanti bravi papà. E allora sarà quella mezzanotte, e anche con le mamme e con i loro bambini piccoli sarà un Natale, che però lo vogliamo vivere tutti i giorni perché Dio chiede, chiede. Qual è sì. la tua canzone per questo Natale, Don Luigi? So che sembra una cosa discordante, ma noi abbiamo una musica che accompagna i nostri sentimenti e le nostre azioni. Ma io ho incrociato la mia vita a Fabrizio De André e nella messa di Natale che io celebro il giorno di Natale nella fabbrica, che è la sede del gruppo Abele a Torino, che è una fabbrica e poi la certosa del pomeriggio metto alla fine dopo tutta la liturgia, e te ne vai, Maria. Tra l'altra gente. Sì. Mm. Grazie, Don Luigi. Buon Natale. Grazie di cuore. A te.